Bentrovati, incominciano a partire proprio da oggi le nuove storie che vi racconteremo in questa nuova stagione della trasmissione Non Solo Rosa. Grazie a tutti per essere ancora qui, per ascoltare quelle che sono delle testimonianze, delle storie, delle storie di vita davvero particolari e semplici anche nel loro genere. Oggi eh, l'ospite di oggi si chiama Irma, come sempre è seduta a fianco a me. E la ringrazio della disponibilità e dell'aver voluto trovare del tempo per raccontarci e raccontare la propria esperienza, la sua storia. Irma, partiamo dalla solita domanda di rito. Chi è la signora Irma Laganà? Allora, attualmente sono una signora pensionata da quattro anni, però per 42 anni ho fatto la fisioterapista all'ospedale policlinico di Borgo Roma, quindi ho sempre un lavoro che mi è sempre piaciuto, l'ho fatto con tanto impegno, con tanta. Eh, con tanta iniziativa proprio di andare incontro alle persone che venivano, eh, che venivano affidate alle mie cure sia come pazienti e sia come studenti perché per tutto l'arco lavorativo ho sempre potuto seguire da un punto di vista proprio tutoriale gli studenti per trasmettere loro eh, sia da un punto di vista professionale ma anche relazionale e umano eh, la nostra professione. Quindi ho lavorato con, con responsabilità, cercando sempre di formarmi e però dare il meglio del, eh, della mia capacità agli studenti e ai pazienti. Quindi una professione bellissima, sì. ricercatissima sì. e nello stesso tempo attuale. Ma... Oltre a questo, Irma lei ha vissuto una vita pienissima in questi anni? Sì, nel senso che eh, appunto volevo cogliere questa occasione che mi state dando per eh, mettere in luce due aspetti che mi identificano, e cioè la scelta di fedeltà al matrimonio e eh, la, il servizio alla vita che è stato fatto sia con il mio, la mia professione, ma soprattutto con eh, la partecipazione all'associazione eh, eh, di cui sono referente qui a Verona, che si chiama Difendere la Vita con Maria. Partiamo dall'inizio. Eh, essere fedeli nel matrimonio è sempre più una sfida al giorno d'oggi. Come nasce questo suo impegno concreto, costante, di una vita? Allora, premettiamo che eh, io vengo da un'educazione umana e cristiana. Mia mamma è, è sempre stata una donna che ha, ha, ha tracciato un po' la, la mia scelta, la mia vita, dicendomi che eh, io devo eh, eh, sempre agire per il bene. Infatti la frase semplice che lei spesso mi dice è proprio questa, fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. E quindi questo diciamo, mi ha guidato molto. Però poi anche eh, quella che è stata eh, una certa, un certo cammino eh, nel quale sono entrata, Durante la mia vita coniugale, cioè la mia vita coniugale è stata piuttosto travagliata: nel senso che, nonostante tutte le aspettative, ehm, ci sono state molte problematiche, nel senso che c'era difficoltà di dialogo, c'era difficoltà di condivisione degli intenti, delle idee, eh, di eh, complementarietà, di eh, assunzione delle responsabilità. Queste Lei è cose. mamma? Io sono mamma di un figlio solo, ma sono mamma. Ecco, quindi diciamo che eh, è stato difficile con mio marito portare avanti una vita e le cose si erano messe anche abbastanza male. In quel mio periodo io ero un po' lontano dalla fede, tante volte ho pensato di lasciare tutto, però poi la responsabilità nei confronti di mio figlio e eh, comunque l'educazione che eh, ho ricevuto e il cammino di fede che ho cominciato nell'Istituto Santa Famiglia dove mi ha eh, portato mia sorella è un istituto proprio di famiglie consacrate che vivono nella quotidianità il sacramento del matrimonio, come coppia e come genitori, allora eh, diciamo che piano piano ho cominciato ad accettare queste difficoltà, ho cominciato a vedere eh, l'opportunità di mettere in pratica quella benedetta promessa che quel giorno delle nozze è stata fatta, cioè eh, accolgo te, nella buona e nella cattiva sorte, nella, nella malattia e, e, e nella, nella gioia, nel dolore. Ecco, questo è il dolore. Il dolore è quello che eh, ti mette di fronte a dire ma adesso io che cosa faccio? Ma è una scelta che ha fatto solo lei o che ha fatto anche suo marito? Eh, purtroppo mio marito non l'ha fatta. In questo cammino di fede sono entrata da sola. Eh, lui eh, l'ho invitato varie volte a seguirmi, a partecipare ai nostri incontri, ma lui ci ha provato, non posso dire di no, però evidentemente non era per lui e quindi diciamo che si è completamente eh, defilato. Io però sono andata avanti lo stesso e questo in un certo senso mi ha fortificato nel mantenermi eh, nella scelta di, eh, di eh, decidere di stare in quel matrimonio, anche se era dura. Ma come si fa a scegliere, scusi, a scegliere di stare all'interno, faccio una domanda che farebbero credo tutti, tutti quelli che ci stanno ascoltando, come si fa a fare la scelta di rimanere all'interno di un matrimonio quando una delle due parti fondamentali perché il matrimonio regga non accetta una strada, una via, un modo? Allora ripeto che è... Per il senso di responsabilità e il senso del dovere, devo dire la verità: che la prima cosa che mi ha mosso è stata questa. Certo. È il fatto di essere coerente con le mie idee, con i miei principi, cioè solo da un punto di vista umano. Ma questo punto di vista umano da solo non basta perché non ce la fai. Tu porti pazienza un po', però a un certo punto poi lasci perdere. Ma entra in funzione questo aspetto particolare che è la fede. fede. La fede ti dà questa capacità, diversamente non puoi. La fede che ti aiuta a vedere un modello. E chi è questo modello? Il modello principale è Gesù. Se tu guardi Lui, Lui ti insegna. Lui che cosa ha fatto? Lui ha dato la vita per noi. Lui è stato tradito per primo. È stato eh, abbandonato, rifiutato, ucciso. Però Lui nello stesso tempo ha continuato ad amare e a perdonare. Allora, se uno vuole, vuole camminare in questa strada, la strada è seguire, se quella del suo esempio. Rimanere fedele a un matrimonio, quando un matrimonio non c'è più, come si fa? Si fa. <ride> ci vuole tanta forza di volontà, ma ci vuole tanto abbandono. Cioè nel, al giorno d'oggi, quando leggiamo sui giornali tutti i giorni no, che aumentano i divorzi, aumentano le separazioni, eh, le famiglie di tutti i tipi, il messaggio che lei ci racconta è un messaggio controcorrente, controcorrente certo. cioè, mh, a, fuori dal tempo e dalla storia secondo lei. Per cui cioè, la guardiamo, la guardo. Con stima sicuramente perché qua ci vuole veramente una forza fuori dal normale, una forza soprannaturale per rimanere fedeli ad una cosa che oramai non esiste più sulla carta ma che esiste dentro il cuore. Cioè, mh, e lei da quanti anni va avanti e, e rimane fedele a quella scelta di quel giorno, a quel sì che ha detto quel giorno? Da 22 anni. Cioè io ho, 40, ho alle spalle 41 anni di matrimonio, siamo stati sposati per 19 anni, con alti e bassi e tanti bassi, per arrivare comunque a una fine, una fine che è consistita nel fatto che lui ha trovato un'altra donna ed è andato. Per cui se nel periodo matrimoniale stare con lui significava soltanto imparare anche a smussare i miei angoli, a mettermi in discussione io, perché si fa presto a dare sempre la colpa a lui, è lui che non fa, è lui che non è, è lui e io, allora naturalmente eh, in tutti diciamo così, eh, le, eh, i fallimenti matrimoniali non si può mai dare la colpa a una persona sola, perché ognuno di noi ha le sue responsabilità. E io queste responsabilità ho incominciato a capirle andando avanti quando già la situazione era quasi persa. E allora, eh, mettendosi in discussione e cercando di eh, fare un processo di autocritica, ho cercato di vedere se, almeno dal mio punto di vista, avrei potuto cambiare qualcosa perché eh, il matrimonio ci potesse salvare. Mi sono sforzata, ma non è stato sufficiente. sufficiente. L'incontro con quest'altra persona per lui è stato determinante a fare la scelta definitiva e lui è uscito di casa. Uscito di casa, dopo un tot di anni ha chiesto la separazione. Il il divorzio, e, e io mi sono trovata a dire e adesso che cosa faccio? cioè, se prima avevo scelto soltanto di essere, di essere lì e di mantenere il matrimonio, perché eh, ero convinta che il mio impegno, ero convinta che la fede, la preghiera e, e l'affidamento, io mi affidavo tanto a Maria e San Giuseppe perché li consideravo loro i miei modelli, certo. i modelli di, di, di chi, umanamente parlando, perché riferirsi a Gesù è una cosa grande. Ho imparato a farla dopo, quando ho conosciuto eh, la, la fraternità Sposi per sempre, ma all'inizio la, la mia strada, il mio esempio, il mio modello erano Maria e Giuseppe, perché erano due persone sì. che comunque hanno accettato nella loro vita un disegno che era oltre le loro aspettative, oltre le, 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 i loro sogni. E loro, nonostante la difficoltà e senza capire che cosa stava succedendo, hanno accettato lo stesso. Allora io ho fatto un salto nel buio, come l'hanno fatto loro. E quindi mi sono sempre riferita a loro per avere questa forza. Tanto soprattutto San Giuseppe, la Madonna, per il sì, per l'umiltà, per la scelta femminile. Invece San Giuseppe perché l'ho considerato una, come una persona a cui dire devi guardare tu, mio figlio. Se mio marito non c'è. E io sono a casa, io non posso fasciarmi la testa, essere sempre preoccupata, sempre con l'ansia, dov'è, cosa fa, con chi è, cosa succede. Io te lo affido. Il preciso momento in cui ho fatto questo atto di affidamento a San Giuseppe, quando mio figlio usciva, io ero serena lo stesso perché sapevo che lui lo guardava, lo guardava. E quindi potevo anche andare a letto, anche se lui tornava a casa tardi la sera, perché questo mi dava sicurezza. Quindi diciamo che i primi tempi, quando mio marito se n'è andato, la solitudine io l'ho vissuta e l'ho superata, nonostante i pianti, eh, perché non è che io ho fatto la passeggiata. Cioè voglio dire è stata una cosa veramente dolorosa, dolorosa perché, ti, perché mi sono sentita abbandonata da tutti, perché mi sono sentita fallita, rifiutata. E quindi questa solitudine mi aveva messo dentro un sacco di sensi di colpa, un sacco di, di, di paure. Eh, pensi che io prima di, di, di rimanere sola non andavo mai da nessuna parte da sola. Dovevo sempre andare con qualcuno perché mi sentivo sempre insicura. Poi sei rimasta lì e cosa fai? Non puoi mica sempre andare a domandare a destra e a sinistra aiuto. Quindi piano piano, piano piano ho dovuto fare questo percorso di autoconvincimento eh, che comunque io non sono sola che comunque c'è qualcuno che dall'alto mi segue e quindi eh, mi accompagna. E, e quel... che da sola si può anche. Ma certo che si può, infatti poi sono diventata una addirittura che vado da sola sempre dappertutto anche dove proprio non ci va nessuno. Perché? Perché ho imparato a seguire eh, diciamo, quelle, quelle chiamate interiori che mi dicono eh, questa è una cosa importante, vai. Allora, questa è una parte della sua vita, credo che l'abbia segnata. Poi tra l'altro lei porta avanti l'idea della fedeltà matrimoniale. Pur nella sua esperienza lei si fa portavoce della, della bellezza del matrimonio. Esatto. Perché, ho, perché la considero, diciamo, un apostolato. Per me dire eh, una cosa eh, che è un po' fuori effettivamente dal mondo. Sa quante volte io mi sento dire: Ma tu sei scema, ma chi te lo fa fare? Ma guarda, sei fuori dal mondo. Mio figlio stesso queste cose non le capisce eh? perché io non sono capita da lui, nel senso che mi dice tu dovevi nascere due secoli fa, adesso sei fuori completamente di posto. Allora gli dico: Guarda, Andrea, tu pensa a quello che credi. Però per me, io mi sono sentita chiamare ulteriormente. Dopo la chiamata del matrimonio, per me la fedeltà è stata la seconda chiamata all'interno della chiamata del matrimonio. Quindi, come io il giorno delle nozze ho fatto una promessa, questa promessa l'ho rinnovata nel momento della difficoltà per continuare a mantenere in piedi comunque il matrimonio, e non è servito, ma l'ho rinnovata per la terza volta quando ho fatto la scelta definitiva. Io sto con Gesù, perché è Lui la mia guida, è Lui il mio sposo. Quando viene a mancare la, eh, la, la, la coniugalità, non c'è più la reciprocità uomo-donna, chiaramente lui ha fatto la sua scelta e se n'è andato, io sono rimasta, ma io non sono rimasta da sola, perché quando mi sono sposata Gesù si è sposato con me. Essendosi sposato con me, è lui che mi garantisce e mi dice: Io ti sono fedele, io ti voglio bene, io ho dato la vita per te, sei preziosa ai miei occhi. Quindi non aver paura di nulla. E allora, che cos'è il mio salto? È proprio quello di fidarmi di Lui. Lui non mi lascia, l'ho fatto, continuo a farlo e lo sperimento quotidianamente. Se io rimango attaccata a Lui, con eh, la confidenza, con la ricerca, dove lo cerco? Lo cerco nella preghiera. Lo cerco leggendo la sua parola, lo cerco andando a messa, lo cerco nell'Eucaristia, perché quello è il punto fondamentale di unione. Lui cosa ha fatto? Si è fatto così piccolo in un pezzo di pane per poter entrare nella nostra vita, diventare intimo con noi. Quindi più di così che cosa cerco? Non ho bisogno di niente. Quindi diciamo che questa scelta non è stata né costretta né, né imposta. imposta, assolutamente né imposta, è proprio stata una scelta che è venuta. Quasi spontanea, ecco perché dico non è mica merito mio, perché mi sono sentita portata in braccio verso questa scelta, con tutte le fatiche del caso, perché naturalmente eh, quando eh, tutte quante le tue amiche eh, ti abbandonano o quando comunque tu vedi che loro hanno i loro incontri eh, con i loro mariti, tante volte io tuttora, dopo 22 anni, io quando vedo una coppia giovane che si sposa innanzitutto mi commuovo regolarmente. Poi quando vedo le mamme incinte, peggio ancora le benedico, mando... mando eh, preghiere perché si vogliano bene tra di loro genitori, perché diano tanto amore a questo bambino, perché per me è un vissuto che purtroppo non ho avuto, però ho sempre desiderato e quindi lo vivo eh, come quasi un'emozione una, una, uh, un che mi, eh, mi vince sempre e mi, e mi porta a essere eh, confidente e benedicente nei confronti di queste situazioni. È bello tutto quello che lei ci ha raccontato, se vuole, se vuole è difficile da capire ma in un'ottica di fede comprensibilissimo. Sì, solo con la fede si può comprendere questo, non è possibile diversamente. Lei diceva due sono i pilastri, uno è essere fedele nel matrimonio pur con tutte le difficoltà che lei ha patito e che come ha vissuto e l'altro invece è, e l'ha introdotto adesso raccontandoci questa commozione, quando vede le, le donne incinte, le mamme, le giovani famiglie, verso i bambini. Lei fa parte di un'associazione sì. particolare. È sì. una, anche questo, un altro argomento che sembra quasi un tabù a volte, quello di eh, dare sepoltura ai bambini sì. eh, che magari hanno pochissime ore di vita o che magari eh, non sono riusciti ad arrivare al nono mese, di, di, di cioè quindi a nascere effettivamente. Anche questo è un argomento... Toccato a volte di sfuggita, ma quanto mai attuale. Sì, eh, infatti la mi sono stata conquistata da questa associazione, innanzitutto perché io, comunque, nella mia vita eh, ho avuto un figlio solo. Pur volendone desiderare altri, non ho avuto questa possibilità. E, e, e quindi diciamo che eh, l'apertura alla vita mi ha sempre contraddistinto. Ma eh, diciamo che eh, la peculiarità di questa associazione è proprio che è nata innanzitutto per pregare su appello di Giovanni Paolo II, ancora nel 95 con l'Evangelium Vite, perché eh, la difesa della vita. È un argomento assolutamente ostico al giorno d'oggi in modo particolare, lui l'aveva già previsto, pensiamo che il 95 parliamo di 23 anni fa, mm -hmm. quindi è di, eh, di difficile presentazione. E quindi ecco che è necessaria la preghiera per eh, sensibilizzare le coscienze e per eh, diciamo, pregare per questi bimbi che eh, purtroppo sono rifiutati. Allora, noi preghiamo e la nostra associazione lavora per il seppellimento di tutti i bambini abortiti, sia spontaneamente, sia in modo terapeutico che volontariamente. Partendo dal concetto che comunque noi non abbiamo nessuna azione né di denuncia né di condanna nei confronti di queste scelte perché eh, no, non si può mai sapere quali sono le motivazioni che portano una donna a queste scelte se sono volontarie. Sicuramente eh, ci possono essere quelle scelte diciamo così leggere, tra virgolette, ma eh, comunque dietro c'è un vissuto, c'è un vissuto che pesa, c'è un vissuto che subito non si comprende perché eh, si dice beh io ho un problema lo devo risolvere come lo risolvo? elimino il problema ma quel problema non è eliminato perché quel problema poi si ripresenterà sotto forma di sensi di colpa di, eh, di, di mh, In dramma interiore dramma, psicologico cioè. che, che Crea delle ferite profonde e che possono arrivare anche a eh, modificare la vita delle persone, i loro rapporti con le, con le loro stesse famiglie, con, eh, con le persone che circondano. E quindi eh, il nostro compito, che cos'è? Oltre che pregare, oltre che garantire il seppellimento dei bambini, è quello di eh, eh, offrire la possibilità di un supporto attraverso un numero verde. Che è collegato con un'equipe di specialisti, che sono psicologi, medici e anche sacerdoti, che una volta individuato qual è il percorso da fare per le persone che chiamano, allora si cerca di eh, portarle eh, verso un accompagnamento per elaborare il luto. L'elaborazione del luto eh, cosa comporta? Comporta un cammino che prima di tutto è l'ascolto. Mettersi proprio le persone che ricevono la telefonata sono tutti volontari, adeguatamente preparati e che eh, nella, nella riservatezza, nella, nella gentilezza, nel nascondimento, sanno ascoltare e sanno eh, eh, portare queste persone a mh, evidenziare qual è esattamente quel problema. Poi, attraverso l'incontro con l'equipe che ci sta dietro, che è comunque un'equipe un a livello nazionale, che ha rapporti e relazioni con i centri di aiuto vita, con i consultori, certo, eh, che però devono essere di rete. iniziazione cristiana, c'è cioè una grande rete di collaborazione, per cui eh, in, in base al luogo da cui si riceve la telefonata, si prendono i contatti e si manda la persona a, mh, a eh, essere, diciamo così, accompagnata. Quindi oltre all'ascolto, c'è eh, un passaggio in cui eh, bisogna eh, pacificarsi, certo, pacificarsi arrivare. con chi? Pacificarsi, con chi magari ha costretto all'aborto. Che se può essere Esatto, quello, volevo metterlo per ultimo perché è la parte più difficile da fare. Comunque, tante volte è il compagno, il marito che ti fa scegliere, tante volte sono le amicizie, tante volte sono nei giovani, può succedere che siano anche gli stessi genitori. E può essere proprio anche una scelta personale. Quindi bisogna chiedere perdono a tutte queste persone, ma soprattutto bisogna chiedere perdono al proprio bambino e al Signore, perché è stato lui offeso in assoluto, è lui il Signore della vita. Rifiutando la vita tu offendi innanzitutto lui e dopo di conseguenza tutto il resto. E come si chiama questa associazione? Si chiama Difendere la Vita con Maria. È nata a Novara, e il presidente è Don Maurizio Gagliardini. E, eh, è stata riconosciuta nel 2004 dal Vescovo di Novara, quindi siamo un'associazione ecclesiale, lavoriamo nell'interno della chiesa, nelle parrocchie, attraverso incontri semplicemente informativi per proprio la promozione della vita e la promozione della, della famiglia. Insomma, un'attività davvero varia. Sì. Siamo in chiusura sì. e il tempo a disposizione è già è andato Irma, sembrava Purtroppo, lungo eh. ma è brevissimo. Le faccio un'ultima domanda, però mi auguro che lei non si commuova e da non creare problemi vari. Lei, oggi, con tutti questi impegni, con la preghiera, con questa vita di fede così incrollabile, è felice? Direi che sono in pace. Allora, la felicità per me è una cosa allora, che dà gioia, radiosità, eh, sorriso continuo. Io devo dire che da un punto di vista, ma questo è un difetto mio personale, difficilmente io rido, perché non lo so, sono impostata così. Ma questo non significa che io sono scontenta. Le mie scelte le ho sempre fatte con decisione, con determinazione e... Spontaneamente, per cui eh, so di aver, di aver seguito una chiamata, so di aver tenuto fede alle, ai miei principi, so che eh, questo è eh, quello che probabilmente mio auguro il Signore vuole da me perché sa, si dobbiamo, dobbiamo sempre chiedere al Signore la luce la luce per sapere a che cosa ci sta chiamando, se le vie che stiamo seguendo sono le sue vie o se sono le nostre vie, perché tante volte cioè, abbiamo la presunzione di capire ma questa roba qua è per me e dopo invece ti accorgi che, non è, che è un fuoco, con, che è un fuoco esatto, e per cui praticamente ecco, è una scelta che porta alla pace interiore, questo senz'altro. Grazie Irma Grazie per a voi le cose che ci ha raccontato, per la storia, per averla voluta condividere insieme a noi. E grazie anche a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, noi torniamo anche la settimana prossima e quindi a presto!